No, ma il sorriso è tutto, ma è sicurezza. Io l'ho fatto proprio per quello. Io sto a contatto con le persone tutti i giorni, avendo un ristorante. Quindi ti siedi, bevi, parli e se non sei presentabile sei insicuro, non hai quella certezza, stai sempre, oddio, forse ho sorriso un po' troppo, si sono visto che non ho i denti o che ce li ho rovinati e non è piacevole. Quindi essere sicuri di se stesso, anche a livello estetico, è molto importante. Sì. Io sono ritornato, sì, anche a me oggi mettono i definitivi e vado in cantina. Ehi, vai! Sì, si mangia, si beve, è così. Se c'è un po' di dolore con l'alcol lo mandiamo via, dai. Fatti un ciao! 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 Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono un italiano! E vai! Un italiano vero! Io erano due tipi di problemi, uno estetico e l'altro pratico, perché non riuscivo più a masticare non avendo i denti della parte di sotto dietro, no? Le mandibole praticamente, i molari. Estetico perché la parte di sopra c'erano tutti i denti, metà miei, metà incapsulati, però tu puoi capire una capsula messa 20 anni fa, con il dente dopo 20 anni cambia di colore. E quindi anche estetico. Quindi ho cominciato a fare una ricerca sul web, volevo andare in Macedonia, Albania, Croazia, dove si sapeva che c'erano queste cliniche di turismo dentale e mi sono imbattuto al dottor Palmas, per caso. Non lo so, mi ha ispirato una fiducia subito, vedendo i video, vedendo i master che lui ha fatto, il modo in cui spiega le cose. In senso pratico anche, no? E con parole semplici. E sono venuto qua adesso. È andato tutto liscio. Gli impianti non hanno avuto rigetto, è andato tutto bene. I miei denti sono stati limati, incapsulati. Che dire, non meglio di così non può andare. Questa volta abbiamo trovato un gruppo di amici, non è solo la cura dentale, eh? Ci sono le organizzatrici che ti chiamano e ti dicono stasera andiamo a vedere la cantina a Cricoa o non lo so, andiamo in un ristorante tipico e poi la compagnia con altri. E abbiamo cominciato tutte le sere ad uscire, a mangiare, a bere, a ballare, a fare casino, a fare casino. È molto piacevole. Quindi abbiamo combinato la situazione di, sì, di cure mediche, diciamo così, anche l'abbiamo trasformata in feria e ci siamo divertiti. Peccato che sto partendo oggi, oggi vanno in un'altra cantina vinicola molto grande, mi hanno detto. Mi dispiace un po'. Io lo consiglierei a tutti di fare questo per chi lo può fare, di farlo perché e di non aver paura perché qua siamo in mano a gente molto competente. Io mi sono sentito proprio. Guarda, qualcosa di indescrivibile, non ci sono parole per descrivere tutto quello che c'è qua. Il dottor Palmas ha creato qualcosa pazzesco. Pazzesco, ancora crea a Bergamo, appena aperto, io non lo conosco, non l'ho conosciuto. Ma poi l'ha aperto anche in un punto strategico, cioè non è che lui apre una clinica, poi venite se volete, no, lo apre proprio a Bergamo perché ci sono i voli low cost a poco. Quindi uno può andare e venire in giornata, farsi la visita medica. Cioè, pensa a tutto, come ha pensato tutto qua anche, perché questo è anche il merito suo, no? Organizzare che il cliente si trovi adagio. Quindi complimenti su tutto, ritornerò di nuovo con molto piacere e vabbè, resteremo comunque in contatto negli anni, perché quando hai gli impianti è giusto anche fare il tagliando come le macchine, no?